Chi l'ha detto, chi l'ha detto, chi l'ha detto? Che l'uomo, proprio l'uomo è il più bello. Donne, lavoratrici, casalinghe, disoccupate, partecipate alla lotta per risolvere i problemi del quartiere, insufficienza di trasporti, di verde pubblica, di centri sociali. I problemi del quartiere sono problemi di tutte le donne. I problemi di ognuno di noi sono problemi di tutte noi. Solo se saremo tante e tutte unite potremo risolverli. Lavoriamo le 8 ore, poi ci aspetta la famiglia, non c'è gran lavoratore che fatichi come noi. Siamo solo delle donne, due lavori e poca paga, sin dal tempo delle nonne ci sfianchiamo senza un po'. Speriamo che di questo dibattito salti fuori qualche cosa di buono. Parleremo di trasporti, del centro sociale, del verde pubblico, del dopo scuola e del scuola a tempo pieno, che purtroppo noi donne siamo proprio quelle che abbiamo più diritto di avere queste cose, perché siamo noi che dobbiamo portare i nostri figli a scuola a manina, perché siamo molto lontani dalle zone del centro di Nichelino, e quindi dovremmo proprio parlare prima di tutto dei trasporti. Trasporti che qui, come ben sapete, abbiamo un pullman che adesso per giunta è anche aumentato di prezzo, che passano precisamente ogni ora. Quindi dovremo cercare di collaborare tutti assieme, perché siamo tutte che dobbiamo farlo questo, non un gruppo precisato, ma tutte. Le mamme, quelle che non hanno bambini, quelle che li serve solo per andare a fare le spese, ma dobbiamo essere tutte unite per combattere, per avere questo autotrasporto. Anche il centro sociale, abbiamo un centro sociale in Nichelino che non vale niente, cioè abbiamo dei gruppi di centri sociali, c'è un gruppo di qua, un gruppo di là, ma un vero centro sociale proprio non lo abbiamo. Anche qui in questa zona siamo proprio senza centro sociale. Ma sentite, io volevo fare una proposta, no? A proposito del trasporto. C'è il 41 che va in centro di Torino e fa capolinea attualmente, mi sembra, Borgaretto Stupinigi. Potremmo fare una petizione, non so, firmarla e firmare una petizione con tante firme e poi chiedere che il 41 venga a fare capolinea o qui oppure davanti ai giardini di via 25 Aprile. Non so se è un'iniziativa valida che si possa portare avanti, se siamo d'accordo facciamo una petizione, così abbiamo un pullman che ci porta nel centro di Torino. Allora, volevo dire solo quello, io ho 15 anni che abito in questa zona e già sono stufa di sentire sempre le stesse cose, che mettono il pullman, mettono quello, mettono quell'altro, non mettono mai niente. La battumiera la troviamo l'immondizia per terra, non abbiamo le battumiere come si deve, perché i bidoni sono piccoli, l'immondizia non ci sta, i bambini la buttano per terra. Uno. Secondo, non abbiamo una biblioteca per il bambino, per prendere un libro deve fare 2 chilometri fino a Nichelino. Questo è il secondo. Il terzo, dicono sempre, sì, adesso mettiamo i negozi, adesso li apriamo sti negozi non sono mai aperti. Vai a comprare 1 chilo di carne, vai a fare 4 chilometri, è possibile? Siamo già stufe di sentire sul decreto stammate, ormai basta, siamo proprio stufe. Ma io credo che il problema dei servizi sia quello principale, no? Anche perché se non abbiamo i servizi noi donne possiamo scordarci di andare a lavorare. Si parla tanto di occupazione femminile, però se non ci sono i servizi che ci tengono i figli, che ci diano un minimo di possibilità per andare a lavorare, di questo discorso non se ne fa assolutamente niente. Qui il discorso dei servizi a Nichelino, alcune cose ci sono, però qui in zona mancano completamente. Il decreto Stammati, che anche se modificato comunque continua per tutto il 77, fa sì che per tutto il 77 servizi nuovi non se ne aprono e quindi in zona non ci sia assolutamente niente. E secondo me questo qui è gravissimo, il dato fondamentale. E non solo, che i servizi servano, che siano qualitativamente buoni e che noi possiamo partecipare direttamente in questi servizi, cioè dare una gestione che serve effettivamente a noi. Allora io volevo solo dire una cosa, cioè che tutte queste esigenze che sono venute fuori questa sera, no, rispetto a Via Cacciatori, queste mancanze di servizi sociali, questa mancanza di scuole, di trasporti, il problema del collegamento con Torino, no, sono tutte cose molto importanti, no?
Però vorrei che non si dimenticasse il fatto che Via Cacciatori è una parte di Nichelino, no? E questa cosa qui è molto importante, il fatto che deve essere collegata come riferimento a Nichelino, no? Cioè non rischiare di creare di Via Cacciatori un ghetto, più di quanto questo non è effettivamente, in quanto è distante, è un nucleo di case isolato, distante dalla realtà di Nichelino. Se noi la colleghiamo con Torino, no? Rischiamo di ghettizzarla ancora di più, no? E questa cosa non deve succedere. Sono una madre di 5 bambini e il mio problema più grave è quello della spesa. Ogni volta che deve fare una spesa un po' in più, deve farmi 3-4 km a piedi per andare a un supermercato. Qui non c'è un negozio, ce n'è uno solo e non si può andare perché un etto di prosciutto te lo fa pagare 1.000 lire. È un problema grave, per poter inquadrare il mese, per arrivare fino in fondo, bisogna che faccia tanti chilometri a piedi perché non c'è un trasporto. C'è una ragazza che si ritira alle 6:30 di sera e non può venire perché c'è poca illuminazione e tutto buio sul lato di via 25 aprile. Succedono delle cose vergognose, ho dei bambini che vanno a scuola, li devo andare a accompagnare perché tornare a piedi perché non c'è un mezzo. Io volevo parlare un momentino sul consultorio che c'è in Nichelino. Qui abbiamo un consultorio che da 2 anni funziona. E funziona come può perché abbiamo avuto pochi medici che erano disponibili, ne abbiamo uno che è bravissimo e voi altre donne, quasi tutte, siete state invitate a partecipare a queste visite, a questo consultorio. Solo che noi non vogliamo che sia solo un consultorio per andare a far visitare una donna, per andare a vedere se può più o meno avere dei bambini e via di via. Noi vorremmo un consultorio dove le donne si possono anche incontrare, parlare tra di loro, dirsi qualche confidenza, parlare di problemi femminili, di tutto quello che una donna può parlare a un'altra donna, che forse nell'ambito della famiglia non può sfogarsi, non può ridire, magari trovando un'altra compagna, un'altra donna in un consultorio lo può dire. Invece questo è un po' impossibile nel nostro consultorio perché invitano solo poche donne alla volta, quelle 4, 5, 10, quello che è, e quindi vorremmo un consultorio che fosse una cosa più ampia, insomma, ecco questo che vorrei io in Nichelino. Io questa sera qua ho sentito tante donne che dicevano che volevano questo, volevano l'altro, volevano tutte le cose che sono tutte giuste a averle, ma lo sanno queste donne come si fanno a ottenere tutte queste cose? Come? Bisogna unirsi tutti assieme. E perché non stanno portando in casa, facendo la casa e facendo tutte queste cose? Ma non ce la diciamo tutta assieme. E quando? Ma lo facciamo. Allora, cominciamo da adesso. Allora, chi è quella che incomincia? Noi siamo sempre pronti a fermare, a parlare, a lottare, a fare tutto. Volevo dire, di tutti questi problemi che sono sorti questa sera, che siamo noi e dobbiamo essere noi innanzitutto che siamo già consapevoli di questa riunione, delle cose che abbiamo messo in campo, di darci da fare, di impegnarsi assieme, ma essere coscienti che bisogna invitare altre donne a fare altrettanto, perché soltanto in questo modo possiamo ottenere le cose che abbiamo messo qui in cantiere in questa riunione. È solo così, la prova della vita stessa ce lo conferma, che è soltanto con la lotta che si può ottenere determinate cose, non soltanto con le lamentele. E noi tutte qui stasera siamo qui per condannare, ma dobbiamo essere in prima persona e in prima persona spiegare ad altre donne che è soltanto con l'unità che possiamo cambiare, ma noi in prima persona. Siamo tutti d'accordo che il punto più importante che è uscito l'altra sera è la questione del trasporto. Sì, vabbè, però secondo me ci sarebbe anche da dire questa cosa qui, no? Del consultorio, che vabbè c'è, però è uno solo in tutta Nichelino, quindi la gente non è... No, vabbè, quella del consultorio possiamo anche farla venire fuori in successive sedute. No, forse è meglio farla però, subito, non nelle successive attualmente, sedute. Attualmente vediamo quello che l'impegno che si è preso davanti alle donne, loro stesse, le impegniamo anche a battersi perché questo si realizzi. Quindi facciamo un volantino sul problema del trasporto, che il trasporto loro stesse hanno affermato che è inefficiente. Chi l'ha detto? Il lavoro è una pena. Chi l'ha detto? Che l'uomo, proprio l'uomo, è il più bello.
Lavoriamo le 8 ore, poi ci aspetta la famiglia, non c'è gran lavoratore che fatichi come noi. Siamo solo delle donne, due lavori e poca paga, sin dal tempo delle nonne ci sfianchiamo senza un po'. Ci siamo prese per la mano, pari anche la sorte. Chi l'ha detto, chi l'ha detto, chi l'ha detto, che ci spetta solo la scorza. Chi l'ha detto, chi l'ha detto, chi l'ha detto, che l'uomo, proprio l'uomo è il più forte. Donne, lavoratrici, casalinghe, disoccupate, partecipate alla lotta per risolvere i problemi del quartiere, l'insufficienza di trasporti, di verde pubblica, di centri sociali. I problemi del quartiere sono problemi delle donne. I problemi di ognuno di noi sono i problemi di tutte noi. Solo se saremo tante e tutte unite potremo risolverli. Donne, lavoratrici, casalinghe, disoccupate, partecipate alla lotta per risolvere i problemi del quartiere, insufficienza di trasporti, di verde pubblico, assistenza sociale. I problemi del quartiere sono soprattutto i problemi delle donne. I problemi di ognuna di noi sono i problemi di tutte noi. Solo se saremo tante e tutte unite potremo risolverli. Per richiedere un trasporto che purtroppo non esiste, un trasporto privato che è inefficiente, richiedere un centro sociale dove si possono incontrare le donne, avere il consultorio, anche lì poter la donna andare al consultorio come l'abbiamo qui in Michelino. D'accordo? C'è qualche riunione? Lunedì c'è una riunione, lunedì sera, sempre lì nel gruppo delle case di via, di via Cacciatore, di Michelino, e poi un centro sociale dove incontrare le giovani, le donne, e anche la sistemazione dell'area, avendo giochi per i figli, per i bambini. È sempre importante un centro sociale, ad esempio, dove trovarsi, ecco, per parlare. Sì, sì, sì. Siete in che zona abita, ad esempio, di Michelino? Ma io sto in via Stupinigi. C'è in fondo vicino ai giardini? Sì. Piuttosto vicino, là, lì alle case, no? Abbastanza bene. Cioè, il centro sociale servirebbe per trovarsi, per parlare, cioè, per cosa vi servirebbe? Sì, penso che sia utile ragionare dei problemi della società, logicamente. E della donna, sì, ad esempio, di cosa farebbe parlare? Cioè, che problemi tirerebbe fuori, ad esempio? Ma del lavoro, dei bambini. Lei lavora? Io lavoro e... Soddisfatta del lavoro che fa? Io sì. Sì, ha dei figli anche? No, per il momento non ne ho e non posso averne, anche perché, diciamo, non saprei come fare, ecco. Cioè, di che tipo, ad esempio? Ma, ad esempio, come fare a mantenere sto bambino? Cioè, continuando a lavorare, logicamente, perché non intendo lasciare il mio lavoro. Logico, anche giusto. Se dovessero venire dei figli. Quindi... Allora, cioè, cosa mi servirebbe appunto per... Ma, non so, potesse... degli asili, un nido, non so. Io poi, tra l'altro, anche poco che abito qui a Michelino, quindi non so se... Ma qualche asilo o nido c'è, comunque... Sono ancora insufficienti, sì, certo. Danno già la prevalenza alle madri lavoratrici, comunque... Ci sono ancora i problemi che ci sono, Adesso cosa vuole? Ora, lei come pensa di impegnarsi perché queste cose si realizzano? Ma veramente io non mi impegno perché ho due bambine e non posso. Ma i suoi bambini hanno pure bisogno un giorno di andare alla scuola materna, di andare a insomma, avere i servizi sociali? No, non mi piace, può essere piacere.
Sono per i problemi femminili, signora, per il dopo scuola, per il verde pubblico. Come lei non interessa? Lei ce l'ha dei bambini, no? Come non fanno? Come fanno a non interessare? Sono problemi vostri, signora, come i miei. I suoi bambini dove li mette a giocare? In mezzo alle strade? Se ci fosse del verde, se ci fosse del verde, signora, di prati non le andrebbero bene. Signora, lei non interesserebbe avere dei parchi, dei giochi. Ah, beata lei che c'ha la villetta. Ma io, i miei non vanno ancora perché sono ancora piccoli. Ma ci sono anche le scuole materne? Sì, di fronte a me ci sono delle scuole materne. Li porta? Io non lo so se li porto o no, poi quando... perché non vado a lavorare. Lei non va a lavorare? No. Comunque i giardini del verde ne vorrebbe qui in Nichelino, che mi sembra che ne abbiamo un poco. Un po' in più, sì. Ecco, ma lei ci viene mai alle nostre riunioni? No, perché sui bambini non c'è. Beh, ma li può lasciare il marito una volta tanto, intervenire anche con i bambini, perché li facciamo anche di pomeriggio. Politicamente dovete aiutarci, altrimenti noi dobbiamo essere in tante per fare queste cose qui. Sarebbe per me sì, ma mio marito non c'è tempo di portarmi. Guardi, sono problemi molto grandi che dovrebbero essere affrontati, no? Proprio perché diciamo che la situazione oggi com'è cerca proprio ad emarginare un pochino la donna, mentre invece è la cosa un pochino più importante, proprio perché la donna oggi, se vogliamo, è impegnata in famiglia e anche sul lavoro, no? E diciamo che i giovani, no, almeno vedo le donne giovani, hanno le idee piuttosto chiare, però anche quelle che hanno già una certa età, sui 30 e 40 anni, che sono moltissime, non devono sentirsi soltanto appagate nell'ambiente familiare, ma anche fuori. E perché abbiamo dei figli ai quali bisogna insegnare che questa società è per tutti, per la donna che deve cercare di entrare, no, in questa società per dare un apporto. E così, non so, la scuola deve fare qualcosa, la società deve cercare di, non so, organizzare anche dei centri femminili. Ma lei viene dove... mai alle nostre riunioni? Noi combattiamo questo, proprio, no? Per questo, signora. Ma vede, signora, il fatto è questo. Io abito a Nichelino e lavoro a Grugliasco. Sì. Infatti io sono non impegnata moltissimo, perché già il fatto è dei trasporti. Ecco. Se dovessi andare con dei trasporti da Nichelino a Grugliasco, dovrei prendere 3-4 pullman e arrivare poi a una certa zona dove il pullman non c'è più per portarmi al lavoro. Ecco, vede. Allora devo avere comunque una macchina o mettermi d'accordo con delle colleghe, però arrivo già a casa tardi. Non ho contatti con quelli che possono avere i miei stessi problemi a Nichelino, ma ce li ho nell'ambiente di lavoro. Però ovviamente non posso partecipare alle riunioni che ci sono a Grugliasco perché io ho un'esigenza familiare. Allora bisognerebbe cercare di fare dei ponti un pochino tra gli ambienti dove uno abita e quelli dove ci sono sul lavoro. Ho capito, signora. Io sono già una che vado a lavorare al mattino presto e avrei bisogno dei servizi pubblici che oltretutto non ci sono. E sono obbligata a alzarmi alle 5 invece che alle 6 e mezza per andare a lavorare fino a Racconisi. E cosa pensa che si deve fare per poter reperire a queste carenze che ci sono? Cosa poter fare? Penso che... cosa si può fare? Niente. Ma niente non credo, perché se niente, perché ci sono delle donne che hanno 15 bambini, come possono tenerli? E d'accordo, a questo punto ci andrebbero gli asili nido e... Sì, un asilo nido, forse non... Ma forse è troppo poco. Forse è troppo poco, per però tanti qualcosa bambini... si può fare, secondo lei? Io penso che qualcosa si possa fare, lei cosa ne pensa? Ma penso che si potrà... Io non sono tanto d'accordo con gli asili nido. Perché il bambino me lo tiene una mia sorella. Sì, se non avesse la sorella... Ma avesse perché aveva avuto una... mia sorella a portare il bambino all'asilo l'aveva sempre ammalato. Si ammalava sempre, forse sbagliavano a darci il mangiare. No, non è vero, io ci ma lavoro dentro. Ma non penso che magari era soltanto un bambino un po' debole. Sì, era un po' debole, però logico che se gli davano mangiare gliele davano un altro. Però scusi una cosa, non pensa che un bambino messo in un asilo in mezzo a tanti altri bambini sì, non venga logico, meglio però che un bambino tenuto a casa allora, da solo? Ottengono tenuto a casa o sulla strada. Se è tenuto a casa che è guardato dalla madre, penso che sia guardato meglio da un asilo nido. Se non c'è la possibilità, logico che è meglio che sia in un asilo che sia in mezzo alla strada.